Agape quest'anno ha lavorato molto sul consolidamento della sua collezione. Abbiamo lavorato sull'intera gamma prodotti, dalle docce alle rubinetterie alle vasche, introducendo nuovi elementi, raffinando quelli esistenti, in modo che la collezione sembri quasi disegnata da una sola mano, sebbene sia il contributo di molti designer diversi. Il mio like lo darei alla famiglia Eldi, piani lavabi, disegnati da Giampaolo Benedini, Andres Jost e Diego Cisi. Si tratta di una famiglia di prodotti estremamente versatile, da un segno incredibilmente minimo e ridotto. Questa lama che galleggia nello spazio, in diverse finiture, in diversi materiali, che permette di affrontare situazioni architettoniche e spaziali molto diverse fra loro. Pensando ai materiali, non può che venirmi in mente Dotline, la nuova famiglia di accessori disegnata da Garcia e Cumini, presentata quest'anno, che porta alle sue più estreme conseguenze l'esperienza dell'azienda già acquisita con gli accessori Sen in alluminio anodizzato. Infatti anche Dotline ha un'anima in alluminio che può avere o finiture, rivestimenti in essenza di legno, oppure negli ambienti bagnati come la doccia avere semplici finiture in alluminio anodizzato. Parlando di ispirazione, non si può non menzionare la vasca Cuna di Patricia Urquiola, presentata nella sua veste definitiva quest'anno. Cuna infatti in spagnolo vuol dire culla. La vasca in maniera molto intelligente sdoppia il suo involucro e questa grata esterna accoglie e contiene esattamente come una culla l'acqua e il suo occupante. Secondo Agape, la qualità dell'abitare nasce da prodotti senza tempo, che non seguono necessariamente mode. Ci vogliono inoltre prodotti versatili e trasversali che possono essere riposizionati nel corso della loro vita anche nei vari ambiti della casa, non solo necessariamente in bagno. E poi ci vuole un pizzico di riverenza nel posizionamento, nell'abbinamento degli stessi per un tocco personale.